focolare dietro di voi, quindi tre grossi focolari, quindi ancora una volta vi do l'idea dell'ampiezza della cantina, perché di solito ce ne sono uno, massimo due. Una cantina che ne ha tre vuol dire che lavorava tanto. E poi l'ambiente più importante, il palmento. Il contadino arrivava dalla vigna con il cesto pieno d'uva, versava l'uva dentro, e quindi immaginatevi dalle 6 alle 8 persone che prestavano la prima pigiatura a piedi. E da dentro andiamo a vedere il succo. Adesso vedete un buco che non è quello originale, ma andiamo a vedere meglio dall'interno. Quindi avevamo due palmenti che lavoravano in contemporanea, il buco originario era quello, il rubinetto ovviamente è stato aggiunto dopo. La cantina è stata usata fino al 96, quindi le varie modifiche sono perché le famiglie hanno comunque prodotto vino e lavorato in questa cantina per fino al 96 attivissima. Il mosto con il tino veniva raccolto, caricato il mosto sulla testa e portato nelle botti di castagno. Parliamo ovviamente di un vino molto rustico, quindi raccolta, pressatura e fermentazione in botti di castagno e consumo. La vendemmia, da ancora una volta per darvi l'idea, poteva durare tra raccolta e pressatura anche 30-40 giorni.